Oh, buonasera a tutti quanti. Oggi farò una cosa che non ho mai fatto in vita mia. A quanto pare, la maggior parte dei ragazzi da bambini facevano queste cose, io non l'ho mai fatte. Che infanzia rovinata. Anyway, razzetti con i fiammiferi, Matchbox Rockets. So, abbiamo bisogno di un fiammifero, un paio di forbici, un bastoncino. Ho trovato questa cosa qui semplicemente per usare come bastoncino, come rampa di lancio, e un po' di carta stagnola, ok? Allora, tagliamo la testa del fiammifero rimanendo un po' generosi in modo che non si rompa. Ecco. Ecco qua. I fiammiferi non ci servono più. Tagliamo un pezzo di stagnola, allora lo tagliamo con una forma, diciamo 4-5 cm su questo lato e una forma trapezio più o meno, così diciamo, e poi così per dare alla punta del razzo un po' più di peso, via. Questa sarà la nostra rampa di lancio, dobbiamo arrotolarlo sulla rampa di lancio, mettendo anche la nostra testa del fiammifero. Io mi trovo meglio, francamente, a prima ad arrotolare tutto, molto stretto va arrotolato, e poi ci aggiungiamo la testa del fiammifero. Allora, arrotoliamo molto stretto, faccio un paio di giri, dopodiché lo sfilo un pochino e ci infilo dentro la testa del fiammifero. Ecco qua. Se ho bisogno d'aiuto, lascio circa 1 cm qua. Se ho bisogno d'aiuto, la spingo dentro con quello che rimane del fiammifero, ok? E poi continuo a girare. Gli do una piccola piega qua, ok? Poi giro ancora sempre molto stretto, un'altra piega. Ancora stretto e così via. Ogni tanto gli do una piega, ma ovviamente cercando di non piegare anche la mia testa del fiammifero, altrimenti casca l'asino, eh? Quando siamo in fondo, qua lo chiudiamo completamente, Io uso le dita per stringere, tanto ho fatto tante altre pieghe. Facciamo in modo che questo possa muoversi, ok? Perché deve poter scappare e partire. E andiamo a vedere cosa succede quando lo facciamo partire fuori. Mi raccomando, non fatelo mai a casa e lanciate sempre lontano dalle persone. Come on. It works so fine. Wow!